È la 12ª edizione del rapporto sulla Green Economy in Italia, Green Italy, della Fondazione Simbolo, di Unioncamere, con tanti partner, con tante competenze e intelligenze. Si conferma una tendenza, l'Italia c'è. L'Italia, le imprese italiane stanno investendo in questo settore, negli ultimi 5 anni sono 441.000 le imprese che hanno fatto investimenti che hanno a che fare con l'ambiente, fonti rinnovabili, risparmio energetico, riduzione del consumo di materie prime, di acqua, innovazioni di processo e di prodotto, e queste imprese sono quelle che innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro. In alcuni campi siamo proprio leader in Europa, per esempio nell'economia circolare, nel recupero dei materiali nei cicli produttivi. Noi recuperiamo il doppio delle materie prime della media europea, molto più dei tedeschi, e questo ci fa risparmiare ogni anno 21 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e 63 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Questo significa cosa? Significa che, come dice il manifesto di Assisi, affrontare con coraggio la crisi climatica non è solo necessario, ma è anche una grande occasione per costruire un'economia e una società più a misura d'uomo e per questo più capace di futuro, più capace di competere. Ed è la strada che sta scegliendo l'Europa. L'Europa sta destinando, proprio nella pandemia, ha rafforzato questa scelta, ingenti risorse in tre direzioni: coesione, transizione verde e digitale. L'Italia può essere protagonista di questo e può farlo mettendo in campo, oltre all'innovazione, alla ricerca, alle buone politiche, anche una capacità che è insita nei nostri cromosomi, che è quella di essere creativi, di spingere sulla qualità, sulla bellezza, di produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo, perché molti dei nostri risultati sono legati a questo. Anche il nostro risultato sull'economia circolare è legato al fatto che siamo un paese povero di materie prime e abbiamo quindi dovuto utilizzare quella forma di energia rinnovabile e non inquinante che è l'intelligenza umana. Ma questo dobbiamo farlo in tutti i settori e dobbiamo soprattutto investire nei settori strategici per il futuro, non solo l'energia, ma anche le nuove tecnologie, la chimica verde. Ci siamo, dobbiamo imparare a fare più sistema, lo dicono tutti, ma spesso non lo facciamo, ma la sfida, diciamo, di contrastare la crisi climatica, di dare una risposta alla generazione greta, è anche la sfida per un'economia più forte in Italia e in Europa.